Benvenuti da Tony Fisco a questa edizione del notiziario di Teleradio Sciacca. In primo piano oggi avremo una notizia di cronaca giudiziaria con la condanna confermata in Cassazione per due romeni che erano accusati di estorsione nei confronti di un anziano di Menfi, ma assume importanza anche le notizie che arrivano dal comune di Sciacca con la situazione finanziaria dell'ente che è gravemente compromessa, ma vediamo il quadro completo di tutti i titoli di oggi. Estorsione ai danni di un anziano di Menfi, confermata in Cassazione la condanna per due romeni. Il comune di Sciacca è fuori di 8 milioni e mezzo di euro. I consiglieri di Patto per Sciacca lanciano l'allarme sulla grave situazione finanziaria dell'ente. Ferrovie dismesse, il sindaco Di Paola ha chiesto a Ferservizi la sospensione della vendita di alcuni tratti di linea ferrata. Convocato per martedì prossimo il Consiglio Comunale di Sciacca all'ordine del giorno anche argomenti che aspettano di essere trattati da più di un anno. Tre scosse di terremoto registrate ieri in provincia di Trapani, non si registrano danni a persone e cose. Oggi è la festa di San Martino, a Sciacca si festeggia con le tradizionali sfinci. Domani terza giornata del campionato di Serie C di pallavolo, il Volley Club Sciacca è impegnato in casa contro la matricola Trinisi. È arrivato il sigillo della Cassazione sulla condanna dei due romeni residenti a Menfi per estorsione ai danni di un anziano. Giuseppe Pantano. La Cassazione ha confermato la pena a 2 anni e 3 mesi di reclusione e 800 euro di multa ciascuno per estorsione a carico dei romeni Gianina Moldovan Mariorara di 29 anni e del marito Vasile Monteanu di 37. La donna è accusata di avere agganciato per strada un anziano e convinto a seguirla in casa. Il marito Vasile Monteanu, quando i due sarebbero stati in atteggiamento ambiguo, avrebbe fotografato la scena. Poi la minaccia di far vedere quegli scatti alla moglie dell'anziano e l'estorsione da 200 euro. I due a febbraio del 2014, su disposizione del GIP presso il Tribunale di Sciacca Roberta Nodari, sono stati posti ai domiciliari e questa misura è stata mantenuta per lungo tempo. Poi nei loro confronti è stato applicato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La loro difesa, rappresentata dagli avvocati Filippo Loiacono e Nino Sutera, ha sempre dato una descrizione diversa dei fatti, escludendoli, respingendo le contestazioni dell'accusa. L'anziano, sentito subito dopo attraverso l'incidente probatorio, ha confermato. Successivamente l'anziano è deceduto. Adesso la Cassazione ha rigettato la richiesta di annullamento della sentenza emessa prima dal Tribunale di Sciacca e poi confermata dalla Corte d'Appello di Palermo. La condanna dei due romeni, pertanto, è definitiva. Il comune di Sciacca sta vivendo una delle sue più difficili situazioni finanziarie. A lanciare l'allarme sono i consiglieri Turturici e Monteleone del gruppo di Patto per Sciacca. Il comune di Sciacca ha uno scoperto di tesoreria superiore agli 8 milioni e mezzo di euro. Il servizio. La ragioneria del comune di Sciacca, su richiesta dei consiglieri Mario Turturici e Salvatore Monteleone, ha elaborato un prospetto che evidenzia l'andamento delle anticipazioni di cassa e dell'avanzo di amministrazione negli ultimi 12 anni, dal 2004 al 2016. Il documento certifica uno scoperto di tesoreria di euro 8.591.937,85 nel 2016. Siamo rimasti purtroppo inascoltati, dicono i consiglieri di Patto per Sciacca, ed oggi prendiamo atto che la situazione si è aggravata e rischia di diventare esplosiva, così come temevamo. Sentiamo pertanto il dovere di intervenire nuovamente con dati alla mano perché tutti si abbia la consapevolezza della reale situazione.
È risaputo infatti che in una così grave situazione di mancanza di liquidità, l'anticipazione di cassa può essere utilizzata solo per pagamenti urgenti ed indifferibili, quali le spese per il personale e per tutte le altre scadenze fisse per legge o per contratto. Null'altro. Come è noto, continuano Turturici e Monteleone, il disavanzo di tesoreria può paragonarsi alla scopertura di conto corrente in un'azienda privata. Ma quello che maggiormente ci preoccupa è l'andamento negli ultimi 4 anni, perché risulta peggiorare sino a stabilizzarsi negli ultimi 2, segno di uno squilibrio finanziario che appare diventare cronico e irreversibile. Sino al 2010 la situazione finanziaria del Comune è quasi sempre positiva, mentre le anticipazioni di cassa iniziano ad avere un significativo segno negativo a partire dal 2011, ed è in particolare negli ultimi 2 anni, 2015 e 2016, che la situazione sembra precipitare. E tutto ciò, dichiarano Turturici e Monteleone, nonostante i tributi locali siano lievitati a dismisura e vi siano le nuove entrate della tassa di soggiorno. È il segno tangibile di una difficoltà a riscuotere e di una bizzarra programmazione politica che, salvo miracoli, comporterà addirittura un ulteriore aumento della Tari nell'anno 2017. I due consiglieri chiedono che ancor prima dell'esame del bilancio di previsione, iter che si prevede lungo, l'amministrazione relazioni urgentemente in Consiglio Comunale sulla situazione finanziaria dell'ente e chiedono pertanto al Presidente del Consiglio Comunale di inserire la problematica all'ordine del giorno della prossima seduta consiliare. Il sindaco di Paola chiede a Ferservizi la sospensione della vendita dei tratti dell'ex linea ferrata Castelvetrano-Porto Empedocle ricadenti nel territorio di Sciacca, ritenendoli di grande valore storico, culturale, paesaggistico e turistico. Francesca Gallo. Il sindaco di Sciacca, Fabrizio Di Paola, si schiera contro la decisione di Ferservizi di mettere in vendita lotti di terreno ricadenti nel territorio di Sciacca e costituenti porzioni dell'ex linea ferrata Castelvetrano-Porto Empedocle, 2 con accesso da via Marco Polo e via dei Coralli, i restanti 2 individuati nelle contrade San Marco e Sovareto. Fermo restando il diritto di prelazione da esercitarsi anche in una fase successiva, dichiara oggi il sindaco Di Paola in una nota stampa trasmessa anche al responsabile del distaccamento servizi immobiliari della zona sud di Ferservizi, si manifesta sin da adesso la formale opposizione di questa amministrazione alla vendita dei lotti in questione, in quanto per il comune di Sciacca le tratte in disuso della linea ferrata hanno un grande valore storico, culturale, paesaggistico e turistico. E proprio per tale importante valenza giunge stato redatto un progetto per la riconversione del percorso in una greenway. Per la realizzazione del progetto si è già partecipato negli anni scorsi a bandi comunitari con utile collocazione in gradatoria ed è intendimento di questo ente, precisa ancora il sindaco, continuare a insistere con i prossimi bandi utili per trovare la relativa copertura finanziaria, perché l'iniziativa è ritenuta strategica. Nel manifestare disponibilità per un apposito incontro, il sindaco Fabrizio Di Paola ha chiesto formalmente a Ferservizi di sospendere la vendita fissata a breve, precisamente il 2 dicembre, limitatamente ai lotti di terreno interessati e la linea ferroviaria Castelvetrano-Porta Empedocle, situati nel territorio di Sciacca. La formale opposizione, manifestata in questo caso dal sindaco Di Paola verso le operazioni di vendita delle porzioni dell'ex linea ferrata in questione, mettono però in evidenza una contraddizione in essere, dal momento che in un passato piuttosto recente si è deciso di rinunciare all'area dell'ex stazione ferroviaria di Sciacca, ritenendola non strategica nell'ambito delle politiche di promozione della città e sotto l'aspetto turistico e in tutte le sue altre forme. Il presidente Calogero Bono ha convocato una riunione del Consiglio Comunale di Sciacca per il prossimo 15 novembre. All'ordine del giorno ci sono 31 punti, alcuni dei quali risalgono a circa un anno fa ed oggi ha poco senso continuare a discuterne. Il servizio. Non si può proprio dire che il Consiglio Comunale di Sciacca sia efficiente e veloce. La prossima riunione è per martedì 15 novembre e all'ordine del giorno figurano ben 31 punti.
Se si scorre con attenzione l'elenco degli argomenti da trattare, si scopre che la maggior parte fa riferimento a richieste avanzate da parte di consiglieri comunali tanto tempo fa. Alcune sono state presentate più di un anno fa. È il caso del punto numero 11. I consiglieri Mario Turturici, Salvatore Monteleone e Giuseppe Ambrogio hanno richiesto l'8 luglio del 2015 di discutere della problematica zona a traffico limitato. E ancora, al punto 16 all'ordine del giorno c'è un'altra richiesta del 27 ottobre del 2015, con cui il consigliere Turturici chiede di analizzare la problematica del finanziamento della rete idrica cittadina. Turturici vuole sapere che fine ha fatto e non è il solo. Di questi casi ce ne sono tanti. Al punto 19 c'è una mozione di indirizzo relativa alla fuoriuscita dal Consorzio Universitario di Agrigento, presentata dai gruppi di opposizione il 14 dicembre dello scorso anno. Poi ci sono tante altre richieste avanzate nei primi mesi dell'anno in corso sul servizio idrico integrato, sul reparto di emodinamica dell'ospedale, sulla nuova struttura organica del comune, sull'istituzione del registro comunale delle unioni civili, sulla chiusura dei monumenti, sulla criticità dei bagni pubblici, fino ad arrivare alle questioni per così dire più recenti, relative alle terme di Sciacca, all'emergenza rifiuti e al nuovo piano sanitario. Senza trascurare il fatto che il Consiglio Comunale di Sciacca deve ancora trattare la relazione annuale del sindaco relativa al 2012 e 2013 e quella relativa al 2013 e 2014. Insomma, basta leggere l'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale per intravedere una specifica strategia per non affrontare, o quantomeno allontanare nel tempo, l'analisi di criticità evidenziate dai consiglieri di opposizione, la cui attività viene resa in sostanza vana. Il Consiglio Comunale di Sciacca si sarebbe potuto riunire mille volte per analizzare e dibattere questi argomenti nei tempi in cui sarebbe stato utile farlo. Invece, anche in considerazione del fatto che da tempo il sindaco Di Paola non può più contare su una maggioranza in Consiglio Comunale, si preferisce evitare il dibattito o allontanarlo nel tempo in modo da poterne neutralizzare gli effetti politici. Il Consiglio Comunale di Sciacca non svolge più la sua funzione e anche per la scelta di non trasmettere più le sedute in diretta televisiva è uscito completamente dai radar dei cittadini. D'altronde, si approva i bilanci di previsione solo a fine anno, si dichiara incompatibile per il piano regolatore generale, rinuncia a dibattere sulle questioni più importanti che riguardano la città nei tempi dovuti, occorre spiegare a che serve tenerlo in piedi così com'è. Il vice sindaco di Sciacca Silvio Caracappa ha inviato oggi una lettera all'assessore regionale all'agricoltura Antonello Cracolici per una nuova richiesta di incontro al fine di affrontare una serie di problematiche di natura agricola che ad oggi risultano essere ancora disattese. Fra queste appare preoccupante la vicenda che riguarda l'andamento e la corretta funzionalità dei consorzi di bonifica. E poi nessuna novità sulla questione dei canoni irrigui pregressi, nessuna notizia certa sui canoni che gli agricoltori dovranno pagare per la prossima stagione, mentre crescono i malumori dei dipendenti dell'ente costretti alla mancata riscossione di più mensilità. Tale stato di incertezza, scrive Caracappa, determina un'impasse gravissima che, se non intercettata, rischia di esplodere prima ancora dell'arrivo della prossima stagione irrigua. Ci fermiamo per dare spazio alla pubblicità, poi torniamo con le altre notizie. Un emendamento è stato presentato nell'ambito della legge di bilancio dello Stato con riferimento alle questioni dei maggiori costi del servizio integrato dei rifiuti lievitati a seguito dell'emergenza di quest'estate. Il servizio. La Commissione Ambiente del Senato, presieduta dal senatore Giuseppe Marinello, ha fatto proprio il grido d'allarme dei sindaci elaborando una proposta e presentando un emendamento nell'ambito della legge di bilancio per rendere operative le richieste dell'ANCI Sicilia. Una iniziativa importante, tanto auspicata dall'Associazione Siciliana dei Comuni. In considerazione dell'emergenza nel settore rifiuti verificatasi in Sicilia nel corso del 2016, l'emendamento prevede che i comuni della regione siciliana
possano escludere i maggiori costi determinatisi rispetto a quanto previsto nei piani finanziari del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti per il 2016 delle spese finali utili ai fini del nuovo saldo di finanza pubblica indicato nella legge 208 del 2015. L'emendamento proposto mira a non fare ricadere interamente sui comuni siciliani le conseguenze della situazione di emergenza della scorsa estate, nel corso della quale, si rammenta nel testo, diverse ordinanze del Presidente della Regione hanno dettato nuove disposizioni con il conferimento dell'indifferenziata dei rifiuti in discariche situate anche a diverse centinaia di chilometri di distanza. Una situazione che ha avuto come conseguenza anche quella di un significativo aumento dei costi del servizio che rischia di compromettere, evidenzia ancora l'emendamento, il già precario sistema della riscossione ordinaria. Nel ringraziare la Commissione Ambiente del Senato per la sensibilità, serietà e operosità, il sindaco Fabrizio Di Paola auspica che l'emendamento possa tramutarsi in legge. L'Anci Sicilia, comunica infine il sindaco Di Paola, sta ora predisponendo un apposito documento che sarà inviato alla Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana affinché nella prossima legge finanziaria possa essere contenuto un emendamento finalizzato alla copertura, anche parziale, dei costi che devono sostenere i comuni. Alcune scosse di terremoto hanno colpito ieri pomeriggio la provincia di Trapani, nella zona fra Alcamo, Castellammare del Golfo, Calatafimi, Segesta e Vita. Le scosse, come riportato dal Centro Nazionale Terremoti, sono state distintamente sentite dalla popolazione, ma fortunatamente non si registrano danni a persone o cose. La prima, più lieve, di magnitudo 2.8, si è verificata alle 17.53 ad una profondità di 8 km. La seconda, di magnitudo 3.0, è stata registrata pochi minuti dopo, alle 18.05, ad una profondità di 13 km, una terza scossa è arrivata alle 19.44, questa volta la magnitudo è stata di 2.6 e la profondità di 10 km. Continua la fornitura di nuovi servizi nell'aro di Santa Margherita di Belice e Montevago, che lo scorso 1 novembre ha avviato la nuova raccolta. Francesca Gallo. C'è un problema con il servizio, veniamo di andare avanti, poi se è possibile lo recupereremo. Domani a Montevago si ricorderà la strage di Nassiria, il tragico eccidio del 2003 in cui persero la vita 19 italiani tra militari e civili. Una cerimonia è in programma alle ore 10 in piazza Nassiria, ai piedi del monumento dedicato ai caduti in quella strage. Sarà presente il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo. Oggi è la festa di San Martino, che fu vescovo in Francia. Questa data simbolicamente si associa alla maturazione del vino nuovo e si festeggia in tutta la Sicilia con dolci tipici, fra cui le tradizionali sfinci. Degustazioni oggi anche al mercato dell'agricoltore di Sciacca. Sentiamo il servizio di Michele Termine. La leggenda narra che Martino, figlio di un ufficiale dell'esercito romano, a causa di un'ordinanza dell'epoca divenne anch'egli soldato romano e, trovandosi una grigia giornata d'autunno alle porte della città di Amiens con i suoi soldati, incontrò un mendicante seminudo. D'impulso tagliò in due il suo mantello militare e lo condivise con il mendicante. Miracolosamente il freddo si affievolì e comparve il sole. Fu quella la prima estate di San Martino. Questa data, simbolicamente associata alla maturazione del vino nuovo, e quindi un'occasione di ritrovo e festeggiamenti nei quali si brinda stappando il vino novello e molte cantine aprono le loro porte per le degustazioni. Il proverbio siciliano che dice "s'ammazza lo porco e si sazia di vino" ci ricorda che in questa ricorrenza molte famiglie siciliane macellavano il maiale per farne prosciutti, salame e salsicce. Questa tradizione è ancora viva in alcuni centri agricoli. Le feste di San Martino in Sicilia sono l'occasione giusta per gustare le classiche caldarrosa e buon vino novello, ma anche il pane casereccio e i dolci tipici di questa ricorrenza come i biscotti di San Martino o gli sfinci. Oggi siamo andati al mercato dell'agricoltore di Sciacca, dove sono stati offerti
Finci ai clienti, mercato che dopo 5 anni di attività è diventato un punto di riferimento dei consumatori. È una tradizione, ma nel frattempo oggi vogliamo ringraziare tutti i clienti che da 5 anni che ci vengono a trovare, e quindi abbiamo colto l'occasione di San Martino e settimana scorsa abbiamo fatto il 5° anno che siamo aperti e che lavoriamo. Ma gli sfingi li avete fatti tutti assieme? Le sfingi le abbiamo chi le ha preparati, chi le ha acquistati, ma tutto il mercato, tutte 14 aziende. Quando ci muoviamo tutte assieme. D'altronde ormai il mercato è unico. L'esperienza del mercato ormai è una cosa che funziona qui a Sciacca. Sì, ringraziando Dio sì, e anche i clienti che ci vengono a trovare. Diciamo che andiamo alla grande, quindi abbiamo voluto ringraziare i clienti che da 5 anni che ci seguono. Beh, comunque la Sfinge è la tradizione, perché San Martino di solito vino nuovo, sì. E quindi tanti oggi organizzano tante feste in giro. Infatti San Martino si assaggia, si dice il primo vino, e si accompagnano con le Sfinge. Dopo 5 anni è una realtà che veramente ci hanno fatto complimenti, perché siamo uno dei primi mercati di tutta la Sicilia a chilometro zero. Ormai si parla, diciamo, giornalmente di alimentazione, di mangiare sano, mangiare bene, mangiare siciliano, e noi siamo i produttori della Sicilia, di Sciacca, quindi abbiamo dei prodotti, diciamo, a chilometro zero, prodotti garantiti, anche perché c'è il controllo della sezione operativa che giornalmente viene a controllare i prezzi, la qualità dei prodotti, fa le visite in azienda, quindi diciamo che diamo la massima garanzia sui prodotti. E oggi comunque è un'occasione particolare, essendo che San Martino, abbiamo visto con le signore che hanno preparato qua tutte assieme gli sfinci per offrirle in questa giornata che è una tradizione per noi, gli sfinci ai vostri clienti. Sì, noi ogni tanto facciamo questa degustazione, ma in occasione della festa di San Martino e in occasione dei 5 anni di attività abbiamo premiato tutti i clienti con la degustazione degli sfingi. Gli sfingi che vengono preparati dalle nostre signore, quindi siamo qui, anche qui a chilometro zero. Cantine aperte a San Martino, le storiche cantine Florio di Marsala domani apriranno le porte al pubblico tra visite guidate e degustazioni di vino. Vediamo che cos'altro c'è in programma nel fine settimana. Francesca Gallo. Un ricco programma per chi vorrà godersi il weekend fuori stagione. Tra le iniziative proposte va citata quella dedicata al vino siciliano con cantine aperte a San Martino, il tradizionale appuntamento autunnale che ricade nella ricorrenza di San Martino, promosso dal Movimento Turismo del Vino, e che vedrà domenica 13 novembre le storiche cantine Florio di Marsala aprire le porte per festeggiare la vendemmia appena conclusa. Dalle 15.30 alle 19.30 visite guidate e degustazioni di vino novello e non solo. Un'occasione per stare insieme, assaporare il corvo novello in abbinamento alle calde arroste, ma anche per chi lo desidera, per visitare gli spazi suggestivi e sorprendenti delle cantine Florio, concludendo il percorso con la degustazione di 4 vini Duca di Sala Paruta, accompagnati da eccellenze gastronomiche ispirate alla stagione. A Menfi invece questo fine settimana sarà di scena l'olio extravergine d'oliva, con l'iniziativa denominata Novolio, la magia dell'autunno e i sapori della cultura contadina. Da domani fino a domenica sera nel frantoio aperto verrà proposto un viaggio nei segreti dell'olio extravergine d'oliva, dalla raccolta del frutto fino alla messa in bottiglia. E ora facciamo un piccolo salto indietro, perché abbiamo recuperato il servizio che poco fa non siamo stati nelle condizioni di mostrarvi, e quindi di nuovo spazio ai nuovi servizi dell'Aro di Santa Margherita e Montevago. Nelle due città bellicine, Santa Margherita di Belice e Montevago, unite nel nuovo Aro Samo, con l'avvio della nuova raccolta dei rifiuti, i cittadini che necessitano di disfarsi di farmaci scaduti e pile esauste, da qualche giorno possono conferirli in appositi contenitori che sono stati collocati in tutte le farmacie e in tutte le tabaccherie delle due città. Mentre coloro che devono conferire pannoloni per anziani o pannolini per bambini
potranno richiedere agli operatori ecologici la fornitura di un apposito grande contenitore che sarà svuotato una volta a settimana in occasione della raccolta dell'indifferenziata. Continua intanto l'attività di sensibilizzazione dell'ARO per aumentare la differenziazione dei rifiuti. Nei prossimi giorni verranno collocati anche 20 nuovi punti ecologici composti da 3 cassonetti per la raccolta del vetro, della plastica e alluminio e dell'indifferenziata. Verranno distribuiti in giro nelle 2 cittadine a servizio dei frequentatori di spazi pubblici come pub e bar, utili a conferire i piccoli rifiuti in maniera corretta e negli appositi cassonetti. Menfi continua ad attrarre l'attenzione di personalità del mondo della cultura e dello spettacolo che decidono di acquistare casa o addirittura di trasferirsi definitivamente. È il caso di John Peter Sloan, attore e scrittore che ha rivoluzionato il metodo di apprendimento della lingua inglese con libri pubblicati in diverse zone del mondo. Il servizio. Uno dei più famosi insegnanti di lingua inglese che ha rivoluzionato i metodi di apprendimento della lingua britannica per bambini ed adulti ha deciso di trasferirsi a Menfi. Si tratta di John Peter Sloan, il popolare attore e scrittore di decine di grammatiche inglesi che è diventato punto di riferimento dei docenti sia nelle scuole private che in quelle pubbliche italiane. Sono stato a Menfi 3 anni fa in vacanza, ha dichiarato Sloan, e da allora sono tornato più volte in Sicilia fino alla scelta di trasferirmi definitivamente qui. Vivo a Menfi già da 5 mesi e sto vendendo la casa di Milano per comprarne una qui. Perché? Perché non capisco come ho fatto a vivere 20 anni a Milano, quando a Menfi posso lavorare, scrivere e vedere il mare dalla finestra della mia attuale abitazione. E vivere così è fantastico. Qui la vita è bella, dice Sloan, semplice e ancora a misura d'uomo. Sloan aprirà anche a Menfi la sua scuola di inglese, ovvero un vero e proprio luogo di apprendimento della lingua che si rivolgerà a bambini, ad adulti e anche ai docenti che vorranno sviluppare al meglio l'apprendimento tra i propri allievi. 14 sono le pubblicazioni editoriali firmate John Peter Sloan che hanno venduto centinaia di migliaia di copie e che sono pubblicate oltre che in Italia, in Francia, Germania, Spagna, Polonia e Brasile. Sloan è noto a molti anche come comico di Zelig, Amici, Quelli che il calcio, opinionista nei talk show televisivi e speaker per numerose radio. Il 7 dicembre presenterà al pubblico la scuola a Menfi in un grande evento. Le attività cominceranno a partire dal gennaio del prossimo anno. Siamo allo sport. Domani il campionato di Serie C di pallavolo affronta la 3ª giornata, match casalingo per il Volley Club Sciacca contro la Matricola Trinisi. Domani alle ore 17 al Palatenda Roccazzella si torna a giocare per il campionato di Serie C di pallavolo maschile. I saccenzi del Volley Club Curreri Carburanti affronteranno il Trinisi di Pace del Mela, squadra neopromossa dopo la vittoria nel campionato di Serie D. I messinesi nelle prime 2 giornate hanno dimostrato di valere la categoria. Hanno perso la prima partita in trasferta al tie break contro i cugini del Barcellona e hanno poi vinto la seconda all'esordio in casa contro il Lauria Palermo al 5º set. Quindi in classifica hanno 3 punti, i 2 punti della vittoria al 5º set e 1 punto della sconfitta al 5º set. I saccenzi, che dopo la battuta d'arresto in casa contro il Partinico si sono ampiamente riscattati vincendo a Mazzara per 3-7-1, sono chiamati ad una conferma. Attenzione comunque a non sottovalutare un avversario che conta anche diversi giocatori di esperienza come il tecnico giocatore Marco Trifiletti, il capitano Sergio Cappanella, Giuseppe Scilipoti, una squadra che gioca quasi a memoria avendo confermato in blocco l'organico della scorsa stagione e che punta anch'esso sui giovani. Clima positivo in casa Volley Club Sciacca, la fiducia nei ragazzi del gruppo è tanta e alcuni di loro hanno già fornito allo staff tecnico conferme interessanti. La società saccenza chiede come sempre l'apporto del pubblico e si augura di poter festeggiare la prima vittoria stagionale sul proprio campo. Ricordiamo l'appuntamento per gli sportivi e gli appassionati domani alle ore 17. Per quanto riguarda le altre partite della 3ª giornata, impegno sulla carta facile per una delle capoliste
il Partanna, che in casa ospiterà il fanalino di Coda Milazzo, mentre l'altra primatista del girone, il Partinico, giocherà sul campo del Mazzara, anch'esso ancora a quota zero in classifica. Interessante il match tra Barcellona e Lauria Palermo. Bene, per quanto mi riguarda è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio ora alle rubriche dell'aforisma, alla rubrica dell'aforisma e poi al meteo. Grazie, arrivederci. L'aforisma di Giuseppe Rizzuto. Il collezionismo è l'ossessione d'accumulare che presume far diventare l'inutile utile. L'abate Ferdinando Galiani, uomo vissuto nel Settecento, colto letterato nonché celebre economista, teorizzò che, dal punto di vista economico, il valore delle cose dipende, tra le altre prerogative, dalla loro rarità e utilità. Ora, per quanto riguarda la rarità, tutti possiamo essere d'accordo che chi colleziona, faccio per dire, terze dita di pipistrelli delle Galapagos o faccio ancora per dire stringhe di cuoio dai Sumeri a noi, stringhe di cuoio di scarpe antiche dai Sumeri a noi, diciamo che coglie nel segno. Ma per quanto riguarda l'utilità, considerando utilità appunto qualcosa che è un bene non solo per il soggetto che colleziona, ma soprattutto per la collettività, e allora questa pratica entra in crisi, perché quale utilità può trarre la collettività dalla raccolta accanita di terze dita, di chirotteri equatoriali o di appunto stringhe di cuoio delle scarpe, delle calzature di un liberto romano? Mi si dirà che ne trae vantaggio il collezionista in sé, singolarmente, la sua felicità, il soddisfacimento della sua passione. Possiamo essere d'accordo se si tratti di collezionare lattine di Coca-Cola o mozziconi di sigarette pregiate o tappi di sughero di vini, ma quando entra in gioco il collezionismo dell'altro genere, cioè se per andare a raccogliere, a strappare terze dita ai pipistrelli equatoriali bisogna fare dei viaggi transoceanici o ancora per poter accaparrarsi stringhe di cuoio di calzature antiche di cui peraltro è difficilissima, se non impossibile, la documentazione, bisogna frequentare le lussuose aste di Sotheby's, allora il prezzo da pagare per il collezionista è troppo alto e non commisurato, specie se con lui convivono altre persone che possono averne sofferenza e non soltanto in termini economici. E qualcuno potrà obiettare che ciascuno con il suo denaro è liberissimo di spenderlo come vuole, di farne ciò che vuole. Non è esattamente così, perché più che mai oggi, che viviamo in una società planetaria in cui 1.500.000.000 di individui non hanno di che sfamarsi quotidianamente, non hanno proprio un tozzo di pane duro per sopravvivere e ancora, per citare un altro dato, oggi in cui 40 bambini al giorno muoiono al mondo
per acque contaminate, nessuno che possegga appunto un patrimonio così ingente ha la libertà di non alleviare la sofferenza di quel miliardo e mezzo di uomini e di non evitare la morte dei 40 bambini. E contrariamente invece a spendere questo denaro per, lo abbiamo detto un po' semiseriamente, per raccattare terze dita di pipistrelli equatoriali o per accumulare stringhe di cuoio di scarpe antiche. È necessario che una volta per tutte si faccia chiarezza su che cosa sia al mondo l'utile e che cosa sia l'inutile. L'aforisma dice: il collezionismo è l'ossessione d'accumulare che presume far diventare l'inutile utile. Una sacca instabile di aria fredda associata a venti calde africane a partire dalle ore preserali transiterà sulla nostra isola, dove apporterà piogge e piovasche di una certa entità. Sul nostro hinterland, nel corso delle ore tardo pomeridiane, assisteremo a piogge moderate con possibili brevi piovasche. Temperature stazionarie, venti moderati di libeccio, mare mosso.